Non più solo cashmere, ma ora Brunello Cucinelli produce anche vino nella vigna dell'amato Borgo Umbro di Solomeo, con le bottiglie avvolte in una carta che riporta in italiano e in inglese frasi di Marco Aurelio, Omero e Socrate, tanto amati dall'imprenditore Umbro. Il primo vino, annata 2018, è stato presentato all'Istituto dei Ciechi di Milano in una cena amichevole voluta da Cucinelli. Il vino porta il nome di Castello di Solomeo. Amabile consigliere di Brunello è stato l'enologo di fama internazionale Riccardo Cotarella. Impiantato nel 2011, il vigneto si estende su una superficie di 5 ettari in cui si alternano tre tipologie diverse di suolo alluvionale argilloso-sabbioso, alluvionale argillo-limoso e marnoso-arenaceo, ciascuna abbinata con accuratezza ad uno specifico vitigno coltivato. È in grado di produrre circa 9.000 bottiglie per anno. Le uve scelte per il Castello di Solomeo sono Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, da cui nasce il prestigioso blend bordolese, cui viene aggiunto il vitigno sangiovese come tributo alla cultura e alla tradizione vitivinicola del centro Italia. Da questa unione, è stato spiegato nella serata, nasce un vino strutturato e al tempo stesso ricco di morbidezza. Le oltre 20.000 piante che si snodano lungo i filari del vigneto di Solomeo, è stato detto ancora, vengono curate ogni giorno con l'obiettivo di garantirne massima longevità e benessere. Una filosofia agricola secondo natura, la scelta di disporre i filari seguendo un disegno a onda rende il vigneto simile ad un giardino e permette alle piante, grazie alla loro esposizione, di ricevere la massima quantità di luce favorendo l'arieggiamento. Questa storia del vino, io sono affascinato dalla terra perché ho vissuto con la terra, vengo dalla terra. Ieri, guardate, una cosa, vi dico una cosa carina. C'erano dei campi arati. È vero che l'hanno pure arato e le zolle sono alte così, però hanno un profumo affascinante. E a mia nipotina gli ho detto, guarda che sabato noi andiamo a fare la corsa sulle zolle, perché è facile correre dove è pulito, devi correre nelle zolle, lì voglio vedere se sei capace. Quindi questo attaccamento alla terra l'ho avuto anche per il vino. Oh, mio amico che lavorava con me, dice facciamo il vino. Facciamo due bottiglie di vino piccolino, andiamo ad assaggiarlo. Io ho detto, buttiamolo via, mi raccomando, apriamo lo scarico e non si può. Ho detto, no, ma è buono. Perché io venivo dalla cultura di mio babbo che faceva il vino, lo zio, l'altro zio. Secondo me mio babbo faceva vino quasi il più cattivo al mondo. Quindi diciamo, allora ho portato a pranzo tutti e tre, sì, cioè due zii e mio babbo. Dico, portate un bottiglione dell'olio, del vino, mi raccomando, eh. Prima di pranzo li ho sostituiti tutti. Quando siamo andati a pranzo, mio babbo dice, sentite il mio. Mio babbo dice, ma ha cambiato, ma non lo so che c'ha sto vino. Lo zio uguale, insomma è stata una cosa scherzosa. Poi volevamo fare un po', provare a fare il vino per rendere dignità alla nostra terra. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo piantumato una piccola vigna, però come ci hanno insegnato i grandi architetti del Rinascimento. Quindi sono tutte queste vigne piantate in un modo affascinante solo nel vederlo. Cotarella vieni qua, Riccardo. Allora, dice, ma ti può aiutare Cotarella che è uno dei più bravi al mondo? Beh, arriva Riccardo Cotarella. Allora gli ho detto, possiamo fare il vino? Sì. Dico, ma il primo anno ci vogliamo comprare 10.000 bottiglie di vino vero? E se non viene buono ci etichettiamo lì, no? No, non si può, non ti fidi? Perché noi abbiamo fatto, facemmo a Norcia con i monaci benedettini, facemmo la birra. Prima di fare la birra, io ho detto, padre Cassian, ma sta birra, birra buona. Dico, compriamo quella buona, la imbottigliamo. Ma non si può, ma dico, come non si può, mica beviamo. E poi c'è tutta buona, insomma. Allora lo disse a lui, no, fidati, che ci verrà un vino buono. Quindi adesso a 4 anni di distanza, volevamo qui, in questa serata di gratitudine per tutto quello che avete fatto, perché guardate che noi abbiamo fatto il vino olio grazie anche alla quotazione in borsa, perché se non ci fossimo quotati in borsa non avremmo avuto sicuramente la possibilità di fare tante cose extra azienda. Quindi grazie agli analisti per quello che avete scritto, grazie agli investitori ad oggi. E io voglio sempre ringraziare, vieni qua Gianluca, che anche lui, lo so che voi conoscete Gianluca per quello che balla, no? Non mettila Gianluca, non mettila Gianluca.
No, devo dire che Gianluca te l'ho già detto, insieme alla Berbia. Lui mi convinse a quotarmi in borsa, e ho scritto ciò che disse. Sarai un'azienda internazionale, ti conosceranno ogni giorno, vedrai come ti cercheranno i manager per venire. Allora, la mia esperienza, arrivano questi manager per la quotazione, perché le banche non sono poi così, arrivano e ci lavorano la notte. Dopo due giorni dico, oh, Gianluca, questi sono matti, lavorano anche la notte. E gli ho detto, spostiamolo in 6 mesi. E lui mi disse, guadagniamo 100 milioni di più. Dopo 6 secondi l'abbiamo spostato. Però noi oggi siamo qui, a 10 anni dalla quotazione, e siamo affascinati nell'esserci quotati, perché siamo più internazionali, siamo più appetibili per i manager. Secondo me, seriamente dico che la quotazione rende anche l'impresa forse più longeva.